Inaugura quest'oggi presso le sale espositive di Palazzo Monte di Pietà a Forlì la prima mostra retrospettiva mai allestita dedicata a Licinio Barzanti. Una mostra che racchiude delle opere che sono di collezioni private, la più grande, quella del Mecenate, che ha contribuito alla realizzazione anche di una ricerca dedicata proprio a Licinio Barzanti, grande pittore forlivese di transizione tra il 1800 e il 1900. Una mostra che però ha una seconda sede espositiva di cui è completato il percorso attraverso appunto Palazzo Romagnoli, che dista pochi minuti da piedi dalla Palazzo Monte di Pietà e che è sede della collezione civica del Novecento, che esporrà per l'occasione anche un nuovo allestimento per le opere di sua proprietà, sempre dedicate a questo importante pittore forlivese. Grazie alla mecenate Pier Lorenzo Costa, il professore che appunto ha iniziato questa ricerca grazie a una borsa di studi dedicata ai genitori Paolo e Rosa, grazie anche alla grande ricercatrice che si è impegnata Consuelo Manescalchi a dedicare questo grande lavoro a questo grande pittore del passato. Qui si stanno moltiplicando le iniziative, come lei ha visto, ormai ogni 15, 20, 25 giorni c'è un'iniziativa nuova. Indubbiamente è una città che è sotto la spinta della fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì e del Comune di Forlì, e fra Fondazione e Comune c'è un'alleanza assoluta, è una città che sta riscoprendo un interesse culturale. Quindi si susseguono le manifestazioni una molto vicina all'altra e si vanno da rievocazioni di artisti locali di cui si erano perse le tracce, che poi hanno lasciato opere bellissime come quelle che vediamo oggi, a invece intellettuali che vengono da tutte le parti del mondo, come è avvenuto recentemente e come avverrà ancora fra poche settimane. C'è una città che sta ripreso gusto per la cultura, vorrei dire che è una specie di crocicchio culturale come non lo era mai stato. In questo c'è un mutamento totale della città, ma è un mutamento molto bello. È una città veramente in fermento, l'altra sera moltissime presenze, oltre 500, un argomento ostico come il personaggio che era vostro ospite in fondazione, ma ce ne saranno altrettanti economisti di fama internazionale che sono qui presenti e il pubblico forlivese risponde bene. Alla faccia, vorrei dire io, se mi concede il termine, la frase di chi dice che a Forlì non si fa nulla. No, è esattamente il contrario. Forse a Forlì non si faceva nulla in altri tempi, non lo so, non mi pare giusto neanche questo. Però adesso c'è una quantità di eventi culturali da grandissima città, nonostante questa sia una città da 120.000 abitanti scarsi, cioè nonostante c'è una grandissima sequenza di avvenimenti. Però solo per dire di personaggi internazionali, di 15 giorni fa abbiamo avuto Rifkin, che è un guru mondiale dell'economia, e a dicembre avremo un premio Nobel d'economia, un altro americano avrebbe Eric Maskin, ma è così in continuazione. E poi è una città che sta prendendo molta spinta anche in altri settori che ormai sono già consolidati, pensi all'università, pensi alla sanità, pensi alla ricerca. Cioè ormai è una città che sta prendendo una strada giusta, forse deve recuperare dal passato, è per questo che oggi sta accelerando molto. Io sono molto onorata di aver vinto questa borsa di studio che mi permetterà da qui a un anno di approfondire le ricerche su questo artista che è nato a Forlì nel 1857. Le mie ricerche sono già partite circa un mese e mezzo fa e in queste poche settimane è stato già possibile rintracciare la sua discendenza e le sue origini forlivesi. Grazie all'aiuto della collaborazione con gli archivi storici dell'Anagrafe di Forlì e di Firenze e con l'aiuto e la collaborazione l'archivio della diocesi di Como e rintracciando le notizie per verificare effettivamente se Licinio Barzanti era nato qui a Forlì e quali fossero le sue origini. Ma non solo, adesso stiamo arrivando a delle importanti verità che sono soprattutto quelle sulla data di morte, che era confusa poi con quella della figlia. Esattamente, questa è una delle novità che è stato possibile rilevare con le ultimissime ricerche. La data di morte di Licinio Barzanti veniva sempre data al 4 di dicembre
del 1944. Ho verificato tale data e sorprendentemente è stato notato come in questa data non sia morto lui ma la figlia Clementina. Nel libro dei morti dell'archivio di Como è molto ben descritta l'attività della figlia, che era ancora nubile a 56 anni, era nata a Firenze. Proprio anche da questo dettaglio della nascita a Firenze sono potuta risalire il fatto che proprio a Firenze lui fonda la sua famiglia, lì nascono tutti i suoi figli. E l'ultima nota in questo libro dei morti su Clementina era la sua attività, lei era pittrice. Quindi chiaramente questo cambia un po' tutta la visione del pittore, che ha vissuto tantissimo comunque, perché dal 1857 la vera data di morte, lui sopravvive alla figlia di circa un mese e mezzo e muore il 17 di gennaio del 1945, quindi proprio pochissimo tempo dopo, sempre a Como, all'ospedale di Como. E questo dato permette di rivedere completamente non solo la vicenda storica e artistica di Licinio Barzanti, perché di lui sappiamo veramente poco, è solo Comanducci nel Dizionario dei Pittori che ci trasmette un trafiletto di pochissime righe, e però rivederla nel momento in cui si affronta Licinio Barzanti anche con la consapevolezza di questa figlia che potrebbe aver avuto effettivamente un ruolo importante come aiuto e supporto del padre durante la sua carriera lavorativa. L'opera pittorica, lui era sicuramente un artista che ha avuto una fortuna incredibile, le sue opere lo testimoniano, soprattutto nel campo dei fiori. Lui probabilmente aveva un mercato incredibile di opere d'arte che rifaceva e replicava, spesso variando minimamente questi soggetti floreali, queste nature morte. Il fatto che dietro ad alcuni quadri sia annotato rose come quelle del signor Brasini ci sta proprio a indicare che questi soggetti erano nelle case e le committenze se ne passavano, vedendoli così belli e attraenti. Probabilmente lui aveva allargato a tal punto il suo mercato che molte di queste opere che sono qui sono state recuperate negli ultimi anni all'estero addirittura. Io ho istituito questa borsa di studio per ricordare i miei genitori che mi hanno consentito, diciamo pur la verità, di spendere tanto denaro, perché certamente solo facendo il medico non avrei potuto. Questa ovviamente è una minima parte della mia collezione che ha una parte di dipinti antichi importante e che non mi sarei potuto permettere diversamente. Io, come dicevo nell'introduzione, ho incontrato questo pittore per merito di mio fratello, che è un grandissimo dell'arte, a parte essere un grande giornalista del Sole 24 Ore, e me ne sono innamorato, perché è indubbio che chiunque vede questi dipinti possono piacere, possono non piacere, ma il fatto che siano dotati di una qualità tecnica, quantomeno qualità tecnica straordinaria, è fuori da ogni discussione. Questo lo capisce un bambino, quindi non c'è bisogno di nulla. E guardando, andando avanti nella ricerca, stiamo scoprendo cose nuove che mi spingono a pensare di fare una manifestazione molto più grande, che ovviamente andrebbe fatta all'interno dei musei San Domenico, non in uno spazio come questo, per poter mettere in mostra almeno 150-200 dipinti, più tanti altri documenti che stiamo trovando, sculture, ritratti di questo pittore, magari fatti da suoi colleghi, con lui vivente, eccetera. Ci sono alcune foto qui interessanti. E questo avrebbe lo scopo anche di riportare la mostra a Milano, dove in realtà Licinio Barzanti operò praticamente per tutta la vita, con un successo clamoroso all'estero, dove gli chiedevano le rose. Però lo scopo di questa monografia, io vorrei che cominciasse, se sarò io a uno degli autori, con questa frase: Licinio Barzanti non è il Raffaello delle rose, come lo chiamavano. Due punti, è un pittore, punto esclamativo, perché sappiamo, abbiamo visto che non fa solo delle rose, è capace di fare di tutto, quindi era un pittore. Il problema è che per vivere gli commissionavano le rose e doveva dipingere le rose, gli pagavano quelle, cioè i pittori, molti, anche i contemporanei, fanno ciò che, non parliamo dell'antichità, dove facevano solo ciò che i committenti, i mecenati chiedevano. Quindi io spero che questo sia l'antipasto di un bellissimo pranzo, di una bellissima cena a Forlì e a Milano. Ovviamente ci vuole la collaborazione sia della Fondazione Cassa Risparmio di Forlì che della Cariplo di Milano, perché questa è un'operazione che viene a costare una cifra importante. Ma io però vorrei fare una cosa modesta, cioè
chiedere tutti questi grandi prestiti con grandi assicurazioni. Io qui non ho nessuna assicurazione, qui il materiale è tutto qui e se me lo rubano me lo ruberanno. Vabbè, voglio dire, io il piacere di avere queste cose, di mettere a disposizione degli altri, non me ne importa niente di fare assicurazioni, io non ho fatto nessuna assicurazione. Si può fare una mostra di grandissima qualità, di grandissimo livello, spendendo cifre che sono un decimo, un ventesimo di quello che normalmente si spende a fare mostre. Ed è più importante diffondere la cultura che non fare delle specie di eccellenze a costi faraonici. Questa è la mia idea, perlomeno.